Buon pomeriggio, sono l'ex responsabile della pedagogia dell'Università di Cremona, in maniera del tutto immeritata. Mi trovo a presiedere questa sessione, meritata credo che il motivo per cui sono qui è dipende dai rapporti di collaborazione che ho con i professor Arquati e con il dottor Bottini, oltre che la forte amicizia. È una sessione che considera tre momenti, ovvero sia la tipizzazione delle lesioni non palpabili, un'attività interdisciplinare, le microclassificazioni tra iterdiagnostica e presentazione in casi clinici, sarà divisa in due momenti, la fase appunto diagnostica e la fase probabilmente clinica con il contributo quindi della radiologia e di chirurgia, e poi le modalità di comunicazione nelle fasi diagnostiche e terapeutiche. Io credo che il mio compito di Presidente cessi a questo punto e quindi passo senz'altro alla presentazione dei moderatori, il dottor Alavillo, i moderatori, il professor Alavillo e il professor Vincenzi, che è seduto momentaneamente. Credo che si vada un pochettino al di là di quelli che sono semplicemente elementi di tipo comunicativo, perché quando vedo le modalità di comunicazione in fase diagnostica e in fase terapeutica, ovviamente qualche cosa che trascende dall'aspetto semplicemente clinico, che va un pochettino oltre, sono di sentito parlare delle ansie che vengono ad essere vissute dalle pazienti che si trovano in queste condizioni. Se il primo